Bene, benvenuti. Abbiamo visto la volta scorsa come costruire questo canvas. Vi ricordo che quando si costruisce il canvas occorre sempre mettere Screen Space Camera, bisogna metterci la camera dentro e bisogna eventualmente cambiare la distanza del piano del canvas. E poi c'erano alcune altre cosucce che abbiamo visto. Fra cui anche l'immagine, ci mettiamo l'immagine che vogliamo, che deve essere uno sprite, e così si parte. E poi abbiamo questi teleport. Ora il teleport in questo momento non è reattivo perché ho cambiato un po' di cose, ma in ogni oggetto che voglio che funzioni come un teleport, quindi magari ne costruiamo uno adesso qui, quindi facciamo un game object, create 3D object. E facciamo per esempio un cilindro, ok? Quindi facciamo questo cilindro e costruiamo il cilindro. Ecco, perché funzioni come oggetto di quel tipo lì, occorre metterci dentro. Quindi vediamo cosa abbiamo fatto con i miei teleport precedenti. Allora, ci hanno tutte le loro cose. Vedete che hanno un event trigger. Finché non gli metto dentro un event trigger, questi oggetti non reagiscono. Infatti, se noi facciamo il play in questo momento, quello che succede andando a navigare dentro, vedete che qui viene attivato il trigger, qui viene attivato il trigger, qui non c'è l'event trigger dentro, qua sì. Quindi andiamo sicuramente a metterci l'event trigger dentro il nostro questo oggettino qua, che sarebbe questo cilindro, in cui gli cambiamo nome, lo chiamiamo nuovo teleport, e qua dentro facciamo add component event trigger. Ok, quindi a questo punto in teoria dovrebbe reagire anche lui. Quindi se facciamo il play, poi facciamo questo, qui reagisce, vedete che adesso reagisce anche il nostro cilindro, però non possiamo farci niente. Allora, andiamo a metterci le nostre azioni. Quindi quello che ci mettiamo dentro è uno script che io ho creato, che è questo gaze. Questo script, se lo andiamo a mettere dentro il, quindi lo prendiamo e lo trasciniamo dentro il nuovo teleport, e poi a questo punto lo andiamo a vedere. Gaze script, vedete, lo vediamo da fuori. Quindi innanzitutto c'è lo script che andremo a vedere fra un poco, poi c'è un total time, un current time, un is active, e poi c'è un'immagine e il player di riferimento. Quindi qua le cose notevoli che dobbiamo metterci l'immagine che deve essere usata, che è questa qua, quindi la mettiamo, e poi ci dobbiamo mettere ancora il player, e il player sappiamo che è questo. Quindi quello che farà questa interazione sarà che quando farà scattare comunque il contatore, adesso vedremo come, in pratica il come bisogna andare sull'event trigger e mettergli un'opzione in cui c'è un pointer enter, e quando entra nel pointer gli mettiamo lo script che è contenuto sempre qua del nuovo teleport. E la funzione di gaze sarà, dunque qua, sarà enable gaze, e poi aggiungiamo ancora l'evento di pointer exit. Pointer exit è sempre puntato sul nuovo teleport. Andiamo su gaze e andiamo disable gaze. Okay? Adesso qui, se non ho fatto dei grossolani errori, dovrebbe funzionare. Quindi se facciamo il play di questo sistema, e poi facciamo alt, vedete che qui interagisce, e quando arriviamo qua vedete che ecco, e ci siamo teleportati, quindi ha funzionato. Quindi direi che allora alt, e poi ah sì, perché dobbiamo non ha, dobbiamo metterci il teleport anche negli altri. Allora, che facciamo? Quindi spieghiamo come funziona questa cosa. Quindi andiamo a prendere il, tanto magari faccio una cosa, questi altri qua che tanto li avevo fatti prima e non funzionano più, li selezioniamo, teleport, shift, 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 e buttiamo via questi teleport.
E poi magari prendiamo anche questo nuovo teleport e facciamo CTRL-D, 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 CTRL-D e mettiamo un nuovo set di teleport. Quindi uno qua, uno qua, spostiamo, e questo qui anche lo spostiamo di là. Verifichiamo solo un momento che funzionino. Vedete che una volta che sono pronti, un oggetto che ha queste caratteristiche, poi diventa abbastanza facile copiarlo e si conserva il funzionamento desiderato, che è questo, e quindi ci si può muovere col teleport, che questo è l'oggetto di questo video. Quindi la cosa più importante adesso sarà lo script, che poi allegherò nel testo su Pastebin, quindi lo troverete, che è questo gaze. Allora, se vi ricordate, avevamo visto che fuori si vedeva che c'erano un total time, che indica praticamente quanti secondi impiega per essere cliccato, il current time indica quant'è attualmente il grado di completamento, e poi c'è un isActive che è un flag che dice se stiamo guardando oppure no, e c'è la famosa immagine che ci abbiamo messo dentro e il player di riferimento. Quindi quello che succede è che quando io guardo questo teleport viene fatta partire questa funzione, si chiama enableGaze, la quale setta una variabile isActive a true, quindi so che qualcuno mi sta guardando, e il currentTime a 0. Quando invece io esco dalla visuale, l'oggetto non c'è più, devo mettere questa variabile a false perché non lo sto più guardando, e poi gli metto che il riempimento dell'immagine è a 0. Questo vi ricordate che gira da 0 a 360 gradi. Dopodiché, l'unica altra cosa interessante è l'update. Quindi, nell'update cosa fa? Se update vi ricordo che viene chiamato ripetutamente, e quindi se lo stiamo guardando, allora viene ottenuto questo effetto in cui si somma il current time. Ricordate che il current time lo mettevamo a 0 quando cominciavamo a guardarlo, e quindi il current time continua a aumentare di un certo delta time, che quello vi ricordo, time delta time serve per averlo smooth, cioè il movimento è molto morbido, e poi diremo che il fill amount, che è un numero fra 0 e 1, sarà dato dal current time diviso il total time. E questo ifisActive serve per far completare, per far fillare, per far girare quella cosa rossa che avete visto. Il secondo if serve per dire se siamo arrivati a 1, quindi siamo effettivamente arrivati al riempimento del nostro teleport, e eravamo attivi, perché se no scatterebbe anche forse nelle volte successive. Quindi la prima cosa da fare è, diremo che non siamo più attivi, abbiamo finito, ma soprattutto si farà questo, che è il teleport. Per fare il teleport si prende il player e si prende la sua transform position e la si pone semplicemente uguale alla transform position dell'oggetto attuale, che è il cilindro. L'unica differenza è che la parte X e Z sono uguali, ma la parte Y viene tirata su di 1,5 m, o comunque di un certo intervallo di spazio, in modo tale da non finire dentro il cilindro o dentro il cubo. Detto questo, questo qui è tutto lo script. Quindi l'unica cosa che possiamo vedere di interessante è, per dire, andiamo nel nuovo teleport, che è questo qui, e come vedete possiamo cambiare il Allora, andiamo a prendere lo script, che non è element trigger, ma questo gaze. Se noi total time gli mettessimo 4 in questo, cosa succede? Che rallentiamo, diciamo che invece di 2 secondi ci impiega 4. Quindi vediamo un attimo. Quindi andiamo qua. Allora, questo qui abbiamo detto che ci impiega 2 secondi. Questo qua vedete che è diventato un po' più lento. Quindi cambia la velocità con cui si riempie. E si può fare più o meno veloce, quindi si ottiene comunque questo effetto che abbiamo appena intravisto. Allora, io direi che è tutto per questa cosa. Ecco, una cosa che avevo notato facendola anche quando c'è lo script di movimento è che bisognerebbe probabilmente, quando si clicca, perché il click viene percepito anche dallo script di movimento,
si dovrebbe fare in modo tale che quando è attivo disabilita il movimento. Ma questo lo vediamo eventualmente in un altro video. Per adesso direi che ce n'è più che basta. Buona serata.